Ok, ciao a tutti, bentornati in un nuovo gameplay dell'angolo del gaming. Continuiamo con le nostre avventure in Need for Speed, sfide in serie, sognando il Nevada. Mezzogiorno di fuoco, modalità battaglia, sorpassa in tempo l'avversario, classe qualsiasi auto fascia 2, battiti contro tre grandi piloti sulle colline sabbiose del Nevada. Allora, vediamo. L'ultima volta utilizzai la Megon. E mi sa che anche questa volta. Nell'ultimo episodio una Renault mi ha distratto mandandomi fuori strada più volte, quindi credo sia giusto. Facciamo la aerodinamica. Va di moda il colore bianco, però. Facciamola così, dai. Andiamo. All'epoca riuscì a vincere con la medaglia d'oro. Megan Ass. Bella questa. Ogni volta mi dimentico quale tasto usare per il freno a mano. E si va qua. Ok, ci sono riuscito. Non è stato facile. Tocca al secondo avversario. Eccolo lì. Non vedo macchina del traffico. Ma non ci... Potevo tagliare a destra. Ecco il prossimo avversario, l'ultimo. Mi sa che vinco io. Questa gara è stata abbastanza semplice. Un'altra medaglia d'oro. Se avessi preso la scorciatoia, forse avrei preso la medaglia superiore. Chissà. Una corsa perfetta, sì. Mi è piaciuta questa. Sfida sbloccata, fuga. Ho stabilito un nuovo record. Non ho badato. Continua comunque. Mi sa che adesso avremo una fuga dalla polizia.
quelle. Vediamo. Sì. C'è sempre la megana. Sempre questa, dai. Allora, aerodinamico, tuning o stile. Facciamo la tuning, dai. Questa. Allora, non lasciare che il tempo scada, sfuggi agli sbirri ed evita i posti di blocco in città. Sfida tempo. Sempre con la Megane RS. Qui stabilì il record massimo, 1,28 e 1,30, quindi non so se ci riuscirò anche questa volta. Oh, che spavento! Non me l'aspettavo! Così dietro. Quale collisione? Strisce chiodate, assenti. Eccoli il checkpoint. Avanti sulla destra. Oh! C'è anche il traffico! Oh! Pericoloso! Poveretta! Potrei prendere una macchina nuova? Wow! Ho battuto il mio record precedente e questa è la medaglia di platino! Medaglia di platino! Ok, questa è memorabile. Cioè, nella precedente corsa perfetta, qua medaglia di platino, oggi sto facendo faville. Non c'è due senza tre? Vediamo a Las Vegas in un Lambo cosa succederà. Secondo me. Andiamo a scoprire, dai. Cioè, le prime due sono andate bene. Ma il detto non c'è due senza tre, non so se continuerà a valere. Bella la Dodge, sembra il General Lee. E io vado con questa. Seleziona kit. Pilota retro. Vediamola. Ma sì, dai. Vediamo l'arancione. Sì, dai. Che poi neanche possiamo vederla perché sto usando la videocamera dall'interno. Allora, non lasciare che tempo scada. Corsa tempo sulle strade trafficate di Las Vegas. Non sarà facile la Challenger. Qui presi la medaglia d'oro 10 anni fa. Non dovrebbe esserci la polizia, ma solo il traffico. Potrei andare contromano, però sarebbe ancora più pericoloso.
Dai. L'ho toccata. Era un... Oh! Avevo paura che si resettasse. Ah, lì c'era la scorciatoia. Per poco non ci sono riuscito. 10 anni fa feci un tempo migliore, credo, medaglia d'oro. Ah, sono riuscito a passare nel momento in cui stava per scattando il tempo, perfetto. E allora dai, medaglia d'oro, 3 su 3 sono andate bene. 3 corse perfette senza usare il reset. La città del peccato, perché siamo a Las Vegas. E a Las Vegas... come andrà a finire? qua la città. BMW doppio, Focus, Mitsubishi o no? Sempre questa? Vediamo. Che caratteristica. Ma sì, proviamo con questa. Non uso quella che usavi all'epoca, ma un'altra automobile, stile 2, aerodinamico, no. Questa è un po' più bassa. Così, dai, verde. Sono poche le persone. Allora, raggiungi il traguardo prima del rivale. 1 contro 1, inseguiti da innumerevoli sbirri. All'epoca presi la medaglia d'oro. Quella di platino sarebbe bella, ma non è facile. Dovrei migliorare di 2 secondi e non sono allenato. Cioè, dovrei ripetere più volte. C'è già la polizia. Ciao! Ciao! Addosso, fermatelo! Mi sono un attimo distratto. Questa nella storia principale è una delle sfide più difficili. Collisione, tagliatelo fuori. Tattica attuale fallita, proviamo qualcos'altro. E fra l'altro nella storia principale è fatta di notte, quindi adesso è più facile perché almeno si riesce a vedere e qui ci sarà tanta polizia. Ok, credo di aver bloccato un po' tutto. Adesso dovrebbe arrivare altra polizia qua. Ah, è diversa. Ok. Fatto. Quale medaglia? Anche questa d'oro. Ho rovinato la macchina, ma ci sono riuscito.
Benissimo. Battaglia Lotus. Cambiamo macchina nella prossima gara. Ok. Ho stabilito un nuovo record. Va bene. Quindi adesso dovrebbe esserci l'ultima. L'ultima sfida, penso. Sì. Battaglia Lotus. Certo che ho stabilito il mio record con questa, non c'è altra macchina selezionabile. Allora, non ho... Scusate, ma non so che tipo di gara devo affrontare. Meglio che controllo. Allora, gara di rivale. Raggiungi il traguardo prima di arrivare, anteprima. Lotus vuole un confronto tra Ivora ed Exige. Partecipa alla sfida guidando la Ivora. Quasi quasi la lascio così com'è. Senza selezionare il kit, cioè il kit di serie. Anche se evento corse, dai, facciamo il kit di serie con il colore di serie. Perché? Perché essendo una specie di test è meglio la macchina standard. Anche qui presi la medaglia d'oro. Non so se ci riuscirò anche questa volta. Ci provo. Cicicocò. No, non c'entra niente. C'è anche il traffico. Oh, è più veloce la macchina del traffico. Sono andato fuori mano, cioè fuori strada, non fuori... Ah, me lo ricordo, sì. Sì, sì, nella... mi sa che qua c'è un qualche... Oh no. Aia. Completamente distrutta la macchina. Mi sono distratto forse. Distratto, distrutto. Che è successo? Ho distrutto la macchina! Io ho qualche dubbio di riuscire a vincere. Ma cosa sono i clacson? Oh, in mezzo alle due macchine! Per passare in prima posizione ho distrutto l'auto, ma vabbè. Io ricordo di aver usato una macchina completamente diversa qua, di essermi trovato meglio. E forse c'era anche l'inseguimento della polizia nella storia principale.
Ok, sono riuscito ad arrivare. In che quale medaglia? La macchina distrutta, tutta distrutta davanti. Cioè, 770 XP. Un reset. Non ho neanche guardato la medaglia. 257. Cioè, ho sempre la medaglia d'oro. Vabbè, continua. Allora, abbiamo fatto tutte le gare di questa serie di eventi. Questo significa che non credo che ci sia altro, giusto? Sì. Ah, ho superato i 3 minuti e 10, quindi non c'è neanche una medaglia, vabbè. Allora, con la sfida in serie, Sognando in Nevada, abbiamo finito. La prossima volta ci sposteremo nella Valle Desertica. Vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. Ciao a tutti!